Però una curiosità, hai detto che bisogna umanizzare la tecnologia, ma è vero anche il contrario, nel senso che noi, che relazione a livello biologico abbiamo con un computer che è costruito da sì e no, cioè noi ci modificheremo, ci stiamo già modificando in una direzione che non è la nostra, perché arriviamo da migliaia di anni di altro genere, di evoluzione. Sì, come... noi, alcuni umani progettano la tecnologia, alcuni altri la producono, la distribuiscono e così via. Noi la usiamo, quando diciamo umanizzare la tecnologia, tendenzialmente sviluppare norme sociali per l'utilizzo. Sicuramente la tecnologia modifica noi, nel senso che il libro ci ha cambiato. Sì. Certo che ci ha cambiato, il libro ha cambiato l'umanità, la radio ci ha cambiato, la televisione, il cinema ci ha cambiato, tutte tecnologie che hanno cambiato anche noi. Questo oggetto creato da umani sta cambiando gli umani, quindi è un fenomeno anche a feedback di coevoluzione della tecnologia che l'umanità produce e che poi modifica l'umanità stessa. Però pensavo stesse andando in un'altra direzione, nel senso che chi progetta la tecnologia, quindi sempre umani, e non è una cosa intrinseca della tecnologia, però chi progetta questa tecnologia, specialmente lo smartphone, cerca di condizionare il nostro comportamento, cerca di prevedere il nostro comportamento, e la cosa migliore per prevederlo è condizionarlo. E quindi da questo punto di vista c'è un filone di riflessione sul fatto che questa tecnologia, quindi non per caratteristiche intrinseche della tecnologia, ma per come viene programmata e messa in campo, ci sta deumanizzando per renderci il più possibile prevedibili. Quindi con dei condizionamenti psicologici, uso certi colori, uso certe sequenze, formulo le cose in un certo modo, creo l'interfaccia utente in un certo modo, in maniera tale da indirizzarmi, quindi creare proprio dei condizionamenti. E quindi sì, ci sono vari studiosi che dicono che questa tecnologia ci sta deumanizzando in questo senso, ma non perché sia di per sé digitale o binaria, proprio perché viene progettata appositamente per con questo fine. Essere un computer che funziona in modo binario con noi, non... cioè quello che mangiamo riesce anche a modificare le nostre cellule, per esempio, no? Invece quel meccanismo lì che è alla base del computer, non... No, allora io mi permetto di dire no, assolutamente no. Cioè quella paura che se qua di digitale ci rende digitale è assurdo, no. Completamente assurdo. Sì. Non so se i computer hanno su base 10, non è una binaria. Un computer può perfettamente simulare 10 secondi. Se io uso una macchina di ricerca su Google, certamente quella macchina influenza anche a me con le risposte che dà e impara anche da me qualcosa quella macchina, quindi c'è una cosa reciproca che sarebbe sano e normale, perché un computer deve fare così per migliorare. Però naturalmente ci sono mille porte aperte per sfruttare o introdurre cattive intenzioni. Però io credo che lui resta la domanda fino a che punto le macchine modellano l'umano, cioè la nostra anche costituzione fisica. Anche a livello organico. Sì, qui stasera c'è la paura che c'è qualcuno che controlla questo. E anche quella è comunque una cosa interessante, secondo me, perché comunque essendo tutto controllato c'è anche un controllo delle paure delle persone. Sì. O della preoccupazione. Sì, la mia esperienza con questo libro è che la maggior parte delle persone in realtà non ha la minima idea dei dati che vengono raccolti e dei potenziali utilizzi. Quindi in realtà mi sembra che nel caso dello smartphone ci sia un deliberato tentativo di non parlare di moltissime cose, di renderlo opaco. Quindi in realtà sia il mio libro che queste chiacchierate tendono ad essere ansiogene, me ne rendo conto, però sono dati di realtà, è un dato di fatto. Ovviamente bisogna soggettivamente cercare di sicuramente di non cedere alla paranoia o alla disperazione, ma guardare le cose in faccia, capire qual è il dato di realtà, e credo, sospetto che in realtà ci sono cose che non ho scritto nel libro e che non sono state ancora documentate, ben oltre di quelle che abbiamo discusso stasera, perché mi sembrerebbe molto molto strano non ci fossero cose tipo cruscotti, dove è possibile vedere lo stato di certe categorie, certe zone geografiche, è possibile per esempio stimare lo stato d'animo delle persone, di aggregati, dire qual è il mood a Torino, qual è il mood in Italia, perché possibilissimo farlo analizzando quello che la gente scrive, le parole che utilizza. Quindi in realtà penso che nei prossimi anni, con mano a mano con la ricerca, con
nel giornalismo investigativo, con gli storici e così via, scopriremo cose ulteriori aggiuntive, però l'obiettivo non è generare paura, è generare consapevolezza. Il punto di partenza deve essere realista, descrivere la realtà, analizzare la realtà, per essere consapevoli, sapendo che tutto quello che ha a che fare con gli esseri umani è modificabile, e quindi che il futuro non è completamente scritto. C'è la domanda di Rico. Sì. Sulla base della conversazione di stasera, per continuare a pensare qualcosa di comune insieme, quale domanda potremmo ulteriormente farci? Quale domanda ulteriore sempre su questo tema? Per continuare la ricerca, sì. Ma per stare attenzione mi porrei la domanda di cosa c'è dopo lo smartphone. Nel senso che lo smartphone mi sembra, nonostante quello che dicono alcuni, abbastanza difficilmente superabile, perché comunque è uno schermo per presentare molti tipi di informazioni, per fare molte cose. Ci hanno provato con gli occhiali smart, hanno provato con un po' di cose. Per il momento mi sembra difficile. Ciò detto, lo sforzo c'è, nel senso che ci hanno provato con gli occhiali, ci stanno periodicamente riprovando, ci sono gli orologi smart che si stanno diffondendo, ci sono anelli smart, ci sono appunto i mitici chip sottopelle o Elon Musk e dintorni. Allora, da questo punto di vista penso che sia importante la riflessione che abbiamo fatto oggi su una cosa specifica, che in realtà è un personal computer molto portatile, provare a cominciare a esercitarci su quello che verrà dopo, che tendenzialmente, come avete capito dalle cose che ho citato, saranno cose attaccate al corpo. Nel senso che lo smartphone è molto personale, ma non è sufficientemente attaccato al corpo. E quindi dallo smartphone tutta una serie di dati molto interessanti per qualcun altro, oltre che per noi, che sono quelli fisiologici nostri, con lo smartphone non si riescono tanto a raccogliere. Mentre invece con un orologio sì, con gli occhiali sì, perché sono attaccati con le tempie, con un anello sì, e ovviamente a maggior ragione con un microchip infilato nella pelle. Quindi da questo punto di vista provare a dire, visto che sono alcune cose ci sono già e comunque stanno incessantemente sviluppandole, dire cosa ci aspetta dopo per arrivare, per essere un minimo pronti, per provare a, quando arriveranno ci diranno, arriva questa cosa meravigliosissima, utilissima, meravigliosa per voi, per la salute umana, per le sorti dell'umanità, provare ad avere già subito pronti un po' di filtri critici, non per rifiutarlo a priori, perché abbiamo capito tutti che qua nessuno è contrario a priori, ma per subito dire, un attimo, queste cose che mi dici capiamole meglio, uno, e poi soprattutto la domanda per me decisiva, quindi forse potrebbe essere questa la domanda decisiva, è per chi, perché moltissime di queste cose in realtà è decisivo capire utile per chi. Quindi la tua domanda presuppone che quello dopo è di nuovo un oggetto e non software. Allora, adesso tutti i modelli futuri e anche di sistemi operativi, tutti stanno annunciando che avranno integrati tecniche di intelligenza artificiale, e quello potrebbe essere un cambiamento abbastanza rilevante di questo oggetto esistente, ma con un software, specialmente un sistema operativo nuovo. Quindi quello forse potrebbe essere... Che tradotto per persone che non ci capiscono? Per esempio c'è già adesso Siri per l'iPhone che riconosce il parlato naturale e dà delle risposte a tutta una serie di limiti importanti che tutti conosciamo, che però invece può darsi che la prossima versione del sistema operativo invece diventi molto più intelligente e quindi sia in grado di fare molto di più. Quella potrebbe essere una cosa... Quindi c'è il rischio di avere Siri ovunque. Oppure anche l'aspetto positivo, no? Che dico a Siri di fare delle cose utili e me le fa, e invece adesso mi dice scusa non capisco, scusa non sono capace a farlo. E poi c'è l'effetto in realtà di sovrapposizione, per cui c'è l'iPhone, lo smartphone, più lo smartwatch, più l'anello, più si integrano tra loro, e quindi probabilmente non è tanto una sostituzione, ma una sovrapposizione. Sì, sì, sì. Comunque una cosa che non abbiamo detto è che è importante che rimangano delle alternative alle cose fatte con lo smartphone, nel senso che sempre più cose si possono fare solo più con lo smartphone, e questo è proprio anche dal punto di vista, come dire, sistemico fragile. Cioè, se una cosa la posso fare soltanto più con lo smartphone non ce l'ho, è rotto, non funziona, non c'è internet, è proprio una fragilità sistemica che non va bene. Un po' come messo l'ascensore, togliamo le scale.
No, le scale magari vogliamo tenerle per svariati motivi, l'ascensore non funziona, ma comunque posso ancora salire e scendere con le scale. Noi stiamo togliendo le scale, per cui a un certo punto il biglietto del treno non so più dove comprarlo e dare 15 euro a qualcuno non so più come farlo, e questo è un problema serio, perché invece la tendenza è dire, per risparmiare qualcun altro togliamo tutte le alternative. Ci vogliono alternative quando vanno preservate. Però ha un costo questo. Non importa. Non c'è solo l'efficienza, c'è anche la robustezza.